Credo lo Spirito Santo, l'icona del profeta Elia e San Matteo di Caravaggio. Questo è il terzo incontro di questa serie sull'anno della fede, in cui cerchiamo di comprendere il credo attraverso le opere d'arte. Come dico ogni volta, cerchiamo di comprendere le opere d'arte respirando a due polmoni, nella misura in cui è possibile. Quindi un primo sguardo alla tradizione orientale e un secondo sguardo alla tradizione occidentale, in quella che è sicuramente una teologia sperimentale, cioè nel senso che cose che sono state dette poche cerco in un qualche modo, attraverso delle chiavi di lettura, di vedere se è possibile leggere in un contesto parallelo le opere orientali con quelle occidentali. In particolare qua si aggiunge una difficoltà ulteriore, perché parlare dello Spirito Santo, come già diceva Agostino, è più difficile di parlare di qualunque altro mistero della fede. E diceva sempre Agostino che lo spirito, più che parlarne in se stesso, se ne può parlare a partire dagli effetti. È come se noi volessimo parlare di un albero senza parlare dei frutti. Lo vediamo molto più evidentemente un albero a seconda dei frutti che produce. E così anche, dice lui, è dello Spirito Santo. Più che parlarne in se stesso, se ne capisce che cos'è o chi è questo personaggio della Santissima Trinità, questa persona della Santissima Trinità, a partire dalle cose che produce, quindi dai suoi effetti. Io ho scelto per la tradizione orientale e soprattutto l'icona del profeta Elia e per quello occidentale il San Matteo di Caravaggio. Poi vedremo che da lì escono dei temi derivati molto importanti. Ecco, volevo anche far notare che nel credo, mentre negli altri articoli si dicono un'infinità di cose, il credo stesso si pronuncia con molta soggezione relativamente allo Spirito Santo, perché di fatto dice semplicemente due cose dello Spirito: che è Signore e dà la vita, e poi aggiunge anche che procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, ma soprattutto dice che ha parlato per mezzo dei profeti. Quindi l'articolo del credo fondamentalmente dice due cose dello Spirito Santo: che dà la vita e che ha parlato per mezzo dei profeti. A partire da questo io mi muovo per cercare nella storia d'arte di Oriente e d'Occidente che cosa si può dire dello Spirito Santo. E prendiamo come riferimento il profeta Elia, l'iconografia del profeta Elia. Il profeta Elia ha un'iconografia abbastanza variegata, però questa direi che è l'icona centrale, che ricorda il momento in cui, come dice la scrittura, venne un carro come di fuoco, Elia vi montò sopra, fu trasportato verso l'alto, e qui vedete in basso a destra, alla mia destra se non altro, ma alla vostra sinistra, il profeta Eliseo che chiede di ricevere almeno i due terzi dello spirito di Elia. E gli vengono appunto accordati. E con questa direi che l'iconografia generale del profeta Elia è proprio colto nel momento in cui ascende al cielo. Qui ci sono delle altre iconografie sempre dello stesso soggetto, vedete quella più in grande e poi dopo le altre due iconografie più in piccolo, ma essenzialmente si tratta sempre dello stesso episodio. Vedete come l'iconografia richiama sempre questo stesso aspetto. Questa è una cosa molto importante, perché la scrittura fa capire che Elia fu trovato talmente simile a Dio, o se vogliamo dire così, abitato da Spirito Santo già in vita, che Dio stesso non volle che egli passasse per la morte corporale. Cioè, detto in altri termini, la sua concentrazione di Spirito di Dio già da vivente fu tale che non era più degno di stare in questa terra, ma fu giudicato già degno del cielo. Proprio per questo fu trasferito dalla terra al cielo, a causa di questa concentrazione dello spirito, dello spirituale in lui, se volessimo dire così.
Qui ancora vedete un'altra iconografia ancora di Elia e di un'iconografia più tarda, vediamo sempre l'ascensione al cielo in quel riquadro che c'è in alto a destra e poi dopo altre scene della vita del profeta. Qui soprattutto in questa icona della scuola di Novgorod mi sembra un po' di cogliere un aspetto interessante dell'iconografia di Elia. Potete vedere questa faccia abbastanza strana. Quando lo guardiamo non capiamo, secondo i nostri canoni, soprattutto da occidentali, facciamo fatica a capire che cosa l'iconografo abbia voluto rappresentare con questo personaggio. Però se voi guardate, in realtà lo sguardo di Elia è lo sguardo di qualcuno che è attirato totalmente verso l'interno. Cioè diremmo noi che non ha uno sguardo che prende conoscenza dai sensi esteriori, ma prende conoscenza dai sensi interiori. Anche questo sguardo fisso con questi occhi che si incrociano danno l'idea che non sta guardando in nessun punto preciso, perché sta guardando dove? Se potessimo dire così, sta guardando dentro se stesso, dove riceve l'esperienza dello spirito che lo illumina. Lo illumina e vedete che come lo rende? Lo rende stabile e nello stesso tempo vibrante. Sono le due cose, vedete, lo spirito dà la vita. Che tipo di vita dà? Dà una vita che è la vita indicata dal principio esicasta, una vita al di fuori del movimento delle passioni, in cui l'uomo è talmente alla presenza dello Spirito Santo che trasfigura se stesso nel processo della divinizzazione. Quindi qui in Elia noi abbiamo una raffigurazione abbastanza evidente e chiara, secondo la tecnica iconografica, di com'è l'uomo abitato dallo Spirito Santo. Qui abbiamo ancora altri riquadri che si rifanno ad altri episodi della vita di Elia. Qui vedete in particolare l'episodio in cui Elia riceve il pane, l'innutrimento dal corvo, dopo 40 giorni che era nel deserto. E anche qui vedete una stessa indicazione. Che cos'è essere spirituali? È essere degni di ricevere questo cibo che viene dal cielo, cioè essere nutriti dal cielo. Vedete, questa è un'altra indicazione che va sempre nella stessa direzione. Qui abbiamo ancora una scena di Elia e scene della sua vita, qui probabilmente nel momento in cui riceve quella rivelazione in cui si dice che Dio non era nei fenomeni atmosferici eclatanti, vi ricordate, no? Non è nella tempesta, non è in questi grandi sommovimenti, ma è nello spirito leggero, si dice così nella scrittura. Ancora più evidentemente ve la faccio vedere come ultima foto di Elia in queste due immagini. La prima è di Mara Zanette, la tradizione di Elia che riceve lo spirito in questo vento leggero, e quell'altro più sopra, più piccolino, è un modello che io ho inventato, adesso è al Monte Carmelo in Israele. Se lo potessimo vedere più in dettaglio vedremo Elia che viene scaraventato per terra con sopra queste facciotte che spirano lo spirito in un vento leggero. E questa mi sembra anche un'altra indicazione molto importante, vedete che va sempre nella direzione dell'esicasmo, cioè l'iconografia che già parte da questo tipo di concetto, che l'esperienza spirituale la si fa soprattutto in assenza di passioni e in questo grande equilibrio dell'accostamento, direi, fra lo spirito dell'uomo e lo spirito di Dio, in questo grande equilibrio, viene proprio qui cristallizzato nell'iconografia del profeta Elia, che è lo spirituale per eccellenza, cioè colui che vive nello spirito in assenza di passioni. Ecco, direi che questo è un po' il leitmotiv che ci accompagnerà da adesso in avanti in questo percorso. Ecco, concluso questo, passo ad un'altra chiave di lettura molto evidente nell'iconografia orientale, che è l'icona della trasfigurazione, soprattutto per quello che riguarda i tre apostoli raffigurati di sotto, Pietro, Giacomo e Giovanni. Questo è un modello, quello che stiamo guardando, di Fabrizio Diomedi di Orvieto, quindi un'icona recente. Allora, intanto vedete che non casualmente vicino a Gesù appaiono Mosè ed Elia, quindi questo è, come dire, un link che noi facciamo a quello che è stato detto fino ad adesso, ed Elia ce lo ritroviamo nell'iconografia della trasfigurazione.
Nella trasfigurazione c'è un aspetto molto interessante, che è questo. Mentre al di sopra, nella fascia superiore, troviamo Gesù, Mosè ed Elia, che appartengono già alle cose del cielo e quindi sono già affrancate alle cose di questa terra, sotto invece vediamo in questa iconografia che cosa produce lo Spirito quando scende sugli uomini. Vedete che nella trasfigurazione c'è sempre questo modello. Dalla mandorla che contiene Gesù, i tre raggi che vanno sugli apostoli. Questo è abbastanza chiaro. Dice che cosa produce lo Spirito quando raggiunge gli uomini. Lo vediamo anche in una iconografia a Novgorod. Qui vi ho anche isolato i tre personaggi, Pietro, Giovanni e Giacomo. Capite già abbastanza bene, senza che io lo dica, che sono messi qui in posizioni alquanto strane, rovesciate, si chiudono gli occhi, che razza di cose gli è successo. Vedete ancora come insiste ulteriormente su questo aspetto Teofane il Greco, nella sua trasfigurazione, su cui ci fermiamo per vedere questo particolare. Vedete Pietro, Giacomo e Giovanni. E soprattutto qui il personaggio più interessante è Giovanni, su cui ci soffermiamo. Che cosa dice qui l'iconografia della trasfigurazione? Dice questa cosa molto importante, che l'uomo a causa del peccato non è in grado di ricevere lo Spirito Santo. Non è in grado. La nostra complessione sotto il peccato non è adeguata per ricevere la comunicazione spirituale. D'altra parte lo vediamo molto bene anche in alcuni aspetti della vita di Gesù. Se ricordate per esempio uno dei momenti salienti, quando Gesù nell'orto degli ulivi, se ricordate cosa dice, no? Quando suda sangue, Padre, se possibile passi da me questo calice, tuttavia non la mia ma la tua volontà sia fatta, no? O come anche quando Gesù sulla croce recita il Salmo 22, Dio mio perché mi hai abbandonato, poi dopo continuando nella lettura che implicitamente il Vangelo fa intuire, capisce che poi dopo Dio libera il giusto, ma in questo momento il corpo è completamente sconvolto. Quindi questo direi è un secondo passaggio. La rappresentazione pacificata dell'uomo spirituale che troviamo in Elia e questa rappresentazione drammatica della trasfigurazione. Andando ancora avanti, e questo è l'ultimo e terzo aspetto direi che ho colto nel pensiero orientale, è l'iconografia della Madonna del Segno. E qui direi che la drammatizzazione che è accennata nella trasfigurazione diventa ancora più intensa. Che cosa si dice nella Madre di Dio del Segno? Si dice che chiunque accoglie lo Spirito diventa gravida di un bambino, cioè il suo corpo è sconvolto talmente dalla presenza estranea dello Spirito da diventare, potremmo dire da diventare incinta, possiamo dire così, proprio pregnante, vedete questo verbo anche inglese che abbiamo, ma è proprio il discorso, cioè lo Spirito entra e questo spirito che entra produce una cosa così diversa da ciò che trova, che è una cosa nuova, è un bambino. Noi abbiamo perso i codici di questa iconografia così forte, ma le icone invece lo conservano, perché l'iconografia della Madonna del Segno è un'iconografia veramente molto molto diffusa. Quindi che cosa ci viene detto? Proprio questo, che la Madonna, dicendo di sì alla parola dell'angelo, subito genera in lei un figlio, e questo figlio è una cosa diversa da lei che le sconvolge la vita, le sconvolge proprio anche il ventre, cioè diventa una nuova cosa, no? C'era una persona, poi ci sono due persone. E questo è molto interessante perché vedete anche per esempio nell'iconografia della Madonna del Segno o in alcune annunciazioni, in particolare l'annunciazione di Eustis dell'undicesimo secolo, una delle prime, che collegano in genere l'annunciazione con la iconografia della Madre di Dio del Segno, che è un modello ancora più antico, e fanno sì che si veda la Madre di Dio che nel momento stesso in cui riceve l'annuncio dell'angelo, già al bambino in grembo, diciamo un bambino di circa 3 mesi, perché si dice proprio questa cosa, cioè che l'annuncio subito produce una nuova vita che fa produrre una nuova creazione. E quindi anche l'organismo cambia.
Poi ancora andando avanti vedete che la Madre di Dio del segno è stata collegata anche al titolo di Maria Regina degli Angeli. E questa è una riflessione molto importante che vi avrò ricordato un'infinità di volte nell'arco di questi anni. Nella lettera agli Ebrei, al capitolo 1 e 2, si dice una cosa straordinaria del mistero dell'incarnazione, cioè che Dio non si è preso cura della stirpe degli angeli, che erano ben più alti di noi in dignità, si è preso cura della stirpe degli uomini incarnandosi nella nostra umanità. E gli angeli stessi riflettono con grande sgomento su questa preferenza impensata, perché Adamo, a causa dell'adozione a figlio in Cristo, è diventato superiore in dignità agli angeli stessi. Per cui vedete che ci sono questi angeli che praticamente fanno adorazione al mistero che sta nel grembo della Madre di Dio, che fondamentalmente parla in maniera molto concreta della nostra rigenerazione spirituale o della nostra divinizzazione. Cioè gli angeli stessi fissano con meraviglia gli occhi sul mistero della nostra divinizzazione, scoprendo che noi stessi siamo diventati più alti di loro in dignità. Andando avanti ancora con un altro modello, vedete la Madre di Dio del segno con due santi, e qui ancora la Madre di Dio del segno in alto con quattro santi, e questo è un principio ancora più avanzato. Ci dice cioè che il santo, colui che si santifica o colui che è santificato, non è nient'altro che la traduzione di colei che, avendo detto sì, avendo aperto le porte di se stessa all'annuncio dello Spirito, ha trasformato se stessa. E che cosa vuol dire per noi concretamente oggi nella vita della Chiesa? La Madre di Dio del segno diventa il Santo. Il Santo è colui che genera oggi e continuamente il Figlio di Dio dentro di sé. Questo è il principio della santificazione. Concludo questa carrellata sull'iconografia orientale con alcune immagini di Giovanni Raffa, fatte alla comunità di Bose su alcuni grandi starets della tradizione. Guardate come in questa iconografia moderna l'autore, in questo caso Giovanni Raffa, si è riuscito a cogliere, direi con grande precisione, tutti questi cenni che noi troviamo nell'iconografia classica e l'ha tradotti in nuovi modelli. Qua per esempio potete vedere San Serafino di Sarov, questo santo, mentre invece questo è Silvano del Monte Athos. Voi guardate con attenzione, adesso qui abbiamo poco tempo, ma guardate con attenzione la postura, la misura e gli sguardi di questi uomini che sono talmente già abitati dalla presenza dello Spirito da diventare loro stessi principio di nuova trasfigurazione. Oppure guardate questa icona di un maestro russo, non ho potuto sapere di chi è, di San Simeone, il nuovo teologo. Guardate la compostezza e l'assenza di passione di questo uomo che è completamente abitato dalla presenza dello Spirito. Proprio sono corpi questi di luce già trasfigurati dall'azione dello Spirito. E concludo con questa icona di Giovanni Raffa, di Giovanni il Veggente di Patmos, e questo vi dà anche l'idea di quello che abbiamo detto prima, no? È lo Spirito che dà la vita e parlato per mezzo dei profeti. Vedete proprio come l'effetto della potenza dello Spirito Santo rende questo uomo completamente vibrante sotto proprio questa forza dello Spirito che lo rende in grado di essere profeta, cioè colui che comunica lo Spirito del Signore attraverso lo Spirito. Ecco, avrei finito questa carrellata orientale, adesso passiamo all'Occidente. Ecco, penso che se fino adesso, a differenza delle altre volte, avete scorto meno unitarietà, perché vedete che andiamo per piccoli cenni, queste sono proprio cose, è una teologia sperimentale, se volete, si cerca di dire delle cose a partire da dei piccoli cenni. Adesso troverete ancora meno organicità nella parte occidentale che provo a illustrarvi. Ho scelto come modello fondamentale il San Matteo di Caravaggio, che custodite qui a Roma, a San Luigi dei Francesi, e qui con questa apertura potete vedere il trittico, quindi al centro l'Evangelista Matteo che riceve l'ispirazione dall'angelo, da una parte la chiamata di Matteo Levi, dall'altra parte il martirio di Matteo Levi. Al centro chiaramente c'è quest'icona, sta proprio sopra l'altare centrale, quindi anche quella di cui noi ci occupiamo.
Comunque, per fare una carrellata complessiva, allora qui vi faccio vedere intanto la chiamata di Matteo. E guardate con quale volto questo Matteo, che è sempre il Matteo che poi vedremo nell'episodio in cui sta scrivendo il Vangelo, con quale volto accoglie l'annuncio di Gesù. Vedete, con questa luce che lo illumina. E ancora potremmo vedere in maniera molto molto bella proprio questo Matteo qui nel riquadro del martirio, che vedete è completamente abbandonato all'azione dello Spirito, è vivo ma non fa nessun tipo di reazione, perché proprio si abbandona a questa forza dello Spirito che lo vuole anche martire, perché gli diventi testimone del Vangelo. Ma soprattutto la cosa che ci interessa è il riquadro di centro. Noi abbiamo questa immagine, questa, di cui ci occupiamo, ma guardate come Caravaggio l'aveva dipinta nella sua prima commissione. All'inizio Caravaggio la dipinse così. Vedete che c'è l'angelo che in maniera molto evidente tocca la mano di Matteo e la guida nella redazione del suo Vangelo. Questo modello fu giudicato dalla committenza non esatto teologicamente, perché si pensava che l'autonomia dell'uomo fosse ben più alta e quindi l'angelo suggeriva qualche cosa e poi l'uomo nella sua autonomia scriveva il Vangelo. Quindi fu giudicato non teologicamente esatto. La commissione fu rifiutata e Caravaggio rifece questa volta invece un nuovo modello, che è quello di cui ci occupiamo adesso. Ed è questo. Qui vedete in un momento eccezionale in cui l'angelo appare in questa voluta dal cielo, indica con le dita qualche cosa, qualche commentatore dice che indica i 5 grandi discorsi, vedete che sta indicando con le mani, perché secondo la tradizione il Vangelo di Matteo è una grande interpolazione del Vangelo di Marco con 5 grandi discorsi, il primo dei quali lo conoscete tutti, è il discorso della montagna, e allora l'angelo in questo momento gli starebbe elencando i discorsi che deve scrivere. E vedete come Matteo, in questo momento che si volta verso l'angelo, preso da questa vibrazione in abitazione dello Spirito, scrive. Ma soprattutto la cosa più importante a me sembra che sia il modo con cui poggia sullo sgabello. Ve lo faccio vedere in concreto qui. Allora, vedete che cosa vuole dire qua Caravaggio? Caravaggio qui sta dicendo che l'uomo, quando riceve la parola di Dio, la riceve continuamente in questa posizione. Non so se guardate il dettaglio con cui è riuscito a dire queste cose. Guardate soprattutto questo. Questo sgabello già ha due piedi solo che poggiano, cioè questo e questo, e qua non poggia, quindi è uno sgabello che è traballante. E Matteo sta poggiando tutto il suo peso su questo sgabello che è traballante, deve cercare di stare in piedi mentre c'è questa torsione completa del corpo. Vedete come è un richiamo, se volete, per certi versi, a quello che avevamo già visto, detto là in maniera molto più chiara, nella trasfigurazione, cioè che quando l'uomo riceve la comunicazione dello Spirito, la riceve mai come un possesso, ma la riceve sempre in una posizione in cui continuamente deve chiedere non un equilibrio umano, ma deve sempre cercare di ricentrarsi su questo Spirito che lo informa e fa di lui una cosa nuova. Ecco, credo che in questo dettaglio straordinario del pittore Caravaggio, che in genere noi vediamo sempre con altri criteri, no? Come l'autore di questa prospettiva, come colui che è riuscito a scorgere i volumi partendo dal chiaroscuro, ma vedete con quale profondità teologica riesce a dire delle cose che sono perfettamente teologiche. Ancora guardate, sempre Caravaggio, adesso usciamo da questo modello e vediamo qui un'altra figura eminentemente spirituale, che è Francesco mentre riceve le stimmate. E questa figura, l'ho capita abbastanza bene, si compone dal punto di vista artistico da questo artificio. Partite dai piedi, arrivate alla testa, la testa vi fa salire verso questa spalla e questo punto di estrema luminosità che continua nell'ala vibrante e dà l'idea che questo corpo che è morto in realtà si sta innalzando verso il cielo. Questo direi che è uno dei grandi capolavori artistici di Caravaggio, mette proprio in correlazione
nell'estasi di San Francesco, l'abbandono allo spirito e quindi il morire a se stessi per ricevere vita. E qua ricorderete sicuramente la parola della croce di Marco al capitolo 8, chiunque vuole essere mio discepolo prenda la sua croce e mi segua, poi va avanti. Chiunque vuole salvare la propria vita la perde, chiunque perde la propria vita per causa mia e del Vangelo la ritrova. Che cosa vuol dire l'avventura spirituale dell'uomo? È proprio questo, è il perdere la propria vita abbandonandola a Dio, sapendo che l'ultima parola non è la morte, ma è la vita e la resurrezione. Ecco, nella tradizione occidentale, soprattutto il tema dello spirito, della sua ricezione, è stato raffigurato, direi, in modi abbastanza diversi. Per esempio, uno degli schemi tipici è quello dell'estasi. E qua, per esempio, vi faccio vedere un dipinto che voi conoscete tutti, è l'estasi di Agostino e Monica ad Ostia. Che cos'è ricevere lo spirito? È entrare in questo stadio estatico in cui l'uomo fa già parte o sente già di essere parte delle cose di Dio, è trasferito dalle cose di questo mondo al regno dei cieli. Oppure guardate per esempio anche questo altare a muro di un convento di monache in cui vediamo l'estasi di questa santa, il Cristo risorto dall'alto che la chiama, e qui ancora un'altra preghiera estatica e sopra la Madre di Dio che chiama questa santa dalla terra verso il cielo. E al centro vedete che cosa c'è, addirittura il luogo dove si celebra l'Eucarestia. Questo richiamo fra spirito e Eucarestia lo vedremo dopo. Ma comunque questo per dirvi come è stato indicato ed è stato direi molto ben rappresentato l'aspetto che lo spirito è qui la ricezione di un'estasi che fa sì che l'uomo, abitato dallo spirito, vada dalle cose di questa terra alle cose del mondo. Oppure ancora qui di Raffaello potete vedere l'estasi di Santa Cecilia, in cui alzando lo sguardo al cielo vede la materia effimera delle cose di questo mondo, tutti questi strumenti, e sente già la voce degli angeli. O ancora più famosa, senza che io vi dica che cos'è, l'estasi del Bernini che abbiamo qui vicino a noi, o vicino a dove abita la Rosanna, se non altro. Va bene. Detto questo, ci sono però degli altri temi che adesso vi vado a presentare che richiamano abbastanza da vicino quel tema che abbiamo già visto nella tradizione orientale, cioè che lo spirito entrando nell'uomo lo trasforma e lo sconvolge. Quindi mentre l'aspetto dell'estasi, se volete, sta un po' in analogia con quello che abbiamo visto del profeta Elia, cioè una grande pacificazione perché lo spirito entra nell'uomo e lo eleva alle cose di Dio, c'è anche un aspetto molto più drammatico e tormentato, che è l'aspetto di questi sogni della Madre di Dio. Questo per esempio è un dipinto di Simone dei Crocifissi che troviamo alla Pinacoteca di Ferrara. Si chiama proprio così, Il sogno di Maria. Vedete che cosa succede? Maria sogna che dal suo grembo esce un albero, su questo albero viene crocifisso suo figlio, e se andate ancora più in alto vedete addirittura un altro simbolo ancora, cioè il pellicano che dà da mangiare ai suoi piccoli strappandosi le carni. Secondo la tradizione il pellicano è un animale che quando non ha più da mangiare strappa le carni dal proprio petto e le dà ai propri figli. Quindi vedete qui in questa raffigurazione la drammaticità e la forza teologica. Che cosa vuol dire prendere parte alle cose di Dio? Vuol dire generare una cosa nuova e quindi, vedete, Maria a immagine di suo figlio è una che perde la propria vita affidandola a Cristo e al suo Vangelo per ritrovarla nuova. E quello che si dice di Maria e si dice di Cristo lo si dice anche di ogni credente. Qui ancora un aspetto più interessante, non so quanto tempo ho per spiegarvelo, ma questo modello di Masaccio, cosiddetta Sant'Anna Metterza, è uno direi dei dipinti più eccezionali della nostra storia dell'arte. Attualmente lo troviamo alla Galleria degli Uffizi. Questa palla d'altare, pensate, è stata dipinta per una cappella
era un retablo, quindi per l'altare maggiore di questa cappella, delle suore che presenziavano all'ospedale degli Innocenti, che vi faccio vedere. Questo a Firenze, appena dietro il Duomo. Che cosa servivano gli ospedali degli Innocenti? Avevano delle ruote. Chi aveva un bambino e non sapeva dove metterlo, lo andava a consegnare agli ospedali degli Innocenti. Le suore trovavano le ruote piene, le giravano e tenevano questi bambini come orfani. Era un uso estremamente diffuso nel nostro Medioevo e nel Rinascimento e fino a non tantissimo tempo fa. Ora, queste suore, pensate che vivevano di questo paradosso. Loro allevavano bambini che non erano loro. E queste madri invece generavano secondo la carne dei bambini che non volevano allevare. Quindi Masaccio entra dentro questo tipo di riflessione. Propone alle suore che ha lì questo tipo di riflessione. Che cos'è vera maternità? Maternità è dare la vita secondo la carne, come fanno le donne di questo mondo, diremmo noi, oppure è un'altra cosa? E generare la vita in maniera spirituale. E allora vedete che cosa propone qua Masaccio? Propone il ciclo delle generazioni, quindi propone Sant'Anna, la figura più in alto, quella vestita di rosso, che genera Maria, quella è sua figlia davvero, poi Maria a sua volta genera Gesù da Spirito Santo, e poi guardate che cosa fa Maria con la gamba di Gesù. Sta facendo una pagnotta di pane, sta trasformando la carne di Gesù in una pagnotta di pane. Considerate che questo retablo è una pala d'altare, quindi quando il sacerdote celebra l'Eucaristia, non è girato come me così, dopo il concilio, ma è girato a muro, e quindi nel momento in cui fa l'elevazione, l'Eucaristia si trova esattamente nel punto in cui Maria sta preparando questa pagnotta di pane dalla gamba del bambino Gesù. Guardate la potenza di questa immagine, che sta parlando di che cosa? Della generazione dello Spirito. Che cos'è essere generati dallo Spirito? È veramente essere datori di vita. Cioè non trasmettere la generazione di padre in figlio, proponendo all'infinito questo ciclo che non si conclude mai, perché la vita in se stessa non ha una ragione intrinseca di senso, ma la vita diventa capace di vita reale nella misura in cui soltanto dona se stessa. Quindi vedete che cosa fa Maria, dal suo figlio come pane, cibo per noi. E questa è anche un'indicazione per il credente, esattamente come vi dicevo prima, che cosa vuol dire diventare persone spirituali, dare la nostra vita in sacrificio ed offerta, come se diventassimo un pane di vita per la vita del mondo. E qui potremmo citare le frasi di Gesù. Vedete come, conoscendo un po' le immagini della nostra tradizione occidentale, queste diventino cariche di un senso inaspettato. Perché se voi andate agli Uffizi, nessuna guida che provenga dalla cultura vasariana o dalla cultura del Longhi potrebbe mai dirvi delle cose di questo tipo, perché noi abbiamo assolutamente perso, e purtroppo, le tracce della nostra storia dell'arte. E quindi ringraziamo anche in un qualche modo la riscoperta dell'iconografia, perché indirettamente ci ha rimesso in contatto con le radici di ciò che la nostra arte diceva e che sapeva dire agli uomini del suo tempo. E qui sono verso la fine, vi faccio vedere un'immagine ancora più eccezionale a questo punto di Barna da Siena. Questa è sempre, vedete, una pala d'altare. Quindi sotto dobbiamo immaginare un altare a muro e il sacerdote che sta celebrando di spalle, dando le spalle a noi. Che cosa si vede? Allora, sotto vedete che c'è questa donna che combatte con il demonio e poi arriva San Michele e lo sconfigge, e va bene. Ma sopra noi vediamo due scene. La scena molto più evidente, il matrimonio mistico fra Santa Caterina e Gesù. Sotto una scena minore al centro, la Madre di Dio e una monaca di clausura su di un cassettone che giocano con il bambino Gesù vestito d'Arlecchino, lo dico io, comunque è vestito in un modo anche variopinto, anche curioso.
Bene, allora questo dipinto dovete immaginare che è la pala d'altare di questo monastero di monache, di cui una è rappresentata qua. È abbastanza chiaro che questa immagine voglia parlare, come già faceva quella di Masaccio, alle monache che hanno dato la commissione. Pensate che questa era anche l'unica televisione che loro avevano, era l'unica vera immagine che loro vedevano almeno 7-8 volte durante la giornata, a partire dal mattutino, poi le lodi mattutine, la messa, era l'immagine che informava tutta la loro vita. Entravano in monastero 8 anni, quando morivano le portavano fuori, quindi questa era l'immagine che veramente ha nutrito il loro immaginario per tutta una vita. Che cosa dice qua l'autore? Dice questo. Sta facendo una riflessione su che cosa è la monaca, che cosa vuol dire essere monaca. Anzitutto, prima riflessione, vuol dire diventare la sposa di Cristo. Vedete sopra il matrimonio mistico di Santa Caterina con Gesù. Quindi, che cosa vuol dire vita spirituale? Vuol dire sponsalità con Cristo. E fin qua va bene. Ma guardate l'audacia che c'è sotto. Dice, la monaca diventa, come Maria, una nuova madre di Gesù, non casualmente le suore tradizionalmente noi le abbiamo sempre chiamate madri, perché diventa un'altra madre di Gesù. E si dice che questa confidenza e questa vicinanza con la maternità diventa tale e così reale che questa suora con la Madonna può giocare con il bambino Gesù. Guardate che è un'immagine eccezionale di uno spirito e di un respiro eccezionale. Questa è un'immagine che mi ha sempre colpito fin dalla prima volta che l'ho vista. E che cosa dice? Che cos'è la vita nello spirito? È generazione del figlio. È una generazione del figlio in un senso così reale che viene incontro per esempio alla femminilità di queste suore, per dire che non è una cosa astratta, è una cosa molto concreta. Chiunque genera lo spirito, genera Cristo e può intrattenersi con lui, come una madre fa con il suo bambino. Concludo con questa ultima immagine, che ha in sé due immagini, la prima indicativa, la seconda invece mi fermo, e qui vedete come celebravano quei tempi del Rinascimento, con l'altare a muro, e vi faccio vedere questa immagine presa dal libro di Timothy Verdon, l'associazione, vi dicevo, fra l'Eucaristia elevata e la pala d'altare. Il fedele che vede da quel punto di vista, vede associato, soprattutto nel momento dell'elevazione, il vero corpo di Cristo, cioè l'Eucaristia, associato che cosa in filigrana con il bambino Gesù che la Madre di Dio tiene in braccio. Quindi guardate anche che catechesi potente c'era. Tutte le volte che vedevano l'Eucaristia elevata erano chiamati a confrontare proprio il pane che diventa la carne di Cristo con il Cristo che è il bambino in braccio alla propria mamma. Ecco, da questa posizione pensate che sono state anche raffigurate addirittura le cosiddette Madonne del Latte. E questa è anche la mia immagine conclusiva, questa di Nino Pisano. Questa pensate che è un'immagine che era posta dietro un altare. Che cosa significa? Che quando il sacerdote elevava l'Eucaristia, nel momento dell'elevazione si trovava esattamente nel punto in cui il bambino con la bocca sta prendendo il latte dal seno della mamma. E quindi qui vedete un nuovo significato ancora, un nuovo arricchimento. Cioè l'Eucaristia che cos'è? È per noi come un latte, è come un bambino che prende il latte dalla propria mamma. E questo per dirvi fino a che tipo di audacia si è spinta la raffigurazione occidentale quando ha voluto parlare della vita nello spirito. Normalmente, vedete, lo ha fatto molto spesso incrociandosi con il tema dell'Eucaristia, cioè rendendolo molto concreto e molto pratico. E ha detto anche che cosa? Ha detto proprio anche questo, che credo sia uno dei grandi vertici della comunicazione occidentale sul discorso dello spirito. Che cosa vuol dire diventare spirituali? Vuol dire attingere vita da Dio
e in quale modo? Come un bambino che attinge latte dalla propria mamma. Ecco, con questo breve contributo ho voluto sempre mettermi in questa scia che avevamo già inaugurato le altre volte, in cui ho voluto far vedere questa cosa, e credo che sia questo il leitmotiv ricorrente, cioè che la nostra arte occidentale, se ben conosciuta e se soprattutto riscoperta alla luce dell'iconografia orientale, ci restituisce dei significati straordinari. E soprattutto dal punto di vista del cammino ecumenico ci aiuta sempre e continuamente a non sentire queste due cose come una contraria a quell'altra, ma invece come profondamente compenetrate. Quindi credo che questo sia uno degli aspetti importanti e rilevanti che noi non dobbiamo mai trascurare.